non ha un talento sopraffino, ma qualcosa che mi piace nella sua semplicità. Quindi entri. Grazie. Quella che avete appena sentito ero io solo qualche anno fa in televisione ad Amici, mentre stavo aprendo un nuovo capitolo della mia esistenza. Ma la mia passione è sempre stata il calcio. Ho inseguito palloni e avversari per più di 20 anni, tra gol e abbracci, successi e delusioni. In tutti questi anni il calcio femminile è cresciuto e adesso, con l'ingresso nel professionismo, sembra essere entrato in una nuova stagione. È un decisivo cambio di passo, non solo culturale. Il divario rispetto al calcio maschile si sta riducendo, mentre aumenta l'interesse dei media. Ma è davvero così? Provo a raccontarvelo. Sono Marta Mason e questo è Perché sei femmina? Sogni, calci e colpi di testa. Una storia di calcio femminile. Prima puntata. Femmina. Nata nel 1993, calciatrice dal 1997. La prima palla con cui iniziai a giocare era una pallina di stoffa della Chicco. Me la regalò mio nonno Armando appena nata. Aveva un carry-on dentro che suonava e che ho subito rotto nelle prime partitine tra me e il divano di casa, dove a decidere il gol era lo spazio tra il pavimento e l'inizio della struttura. Se la pallina si incastrava là sotto esultavo, altrimenti era tutto da rifare. È stato così fin da quando avevo 4 anni e mezzo. 4 anni e mezzo, l'età giusta per andare al mio primo allenamento. Sì, perché Adriano, il mio primo allenatore, che poi era il papà di uno dei miei primi amici e fidanzati di infanzia, Mattia, mi vedeva sempre giocare in giardino. O comunque, se non mi vedeva, mi sentiva. Un pomeriggio è passato. Mi ha preso con sé e mi ha portato al primo giorno della scuola calcio. Marta, dai, vieni qua. Togli su le scarpe e monta in macchina. Io mi girai verso mia mamma, che non poteva avere uno sguardo più fiero. Anche se forse cominciava da quel preciso istante a preoccuparsi per quelle che sarebbero state le milioni di lavatrici che da quel preciso momento in avanti avrebbe dovuto fare. Da lì in avanti non ho più smesso. Ho giocato a calcio con i maschietti fino agli 11 anni. La Piombinese è stata la mia prima squadra. I suoi colori, il nero e il verde. Non c'era maglia di cui andavo più fiera. A parte quella rossonera, si intende, eh? Giocare con i maschi era una cosa normale. Lo facevo da sempre a pochi metri da lì, nel campetto di fronte a casa. C'ero io e c'erano sempre una ventina di ragazzi che ruotavano. Ogni giorno dovevo farmi spazio tra loro e i loro testosteroni. Gare di pugni, lotte nel fango fino ad asciugare le pozzanghere, pipì tra gli alberi, asciugata di mutanda, gare per decidere chi doveva andare nel fosso a recuperare i palloni che entravano in gol nella porta a nord. Il mio campetto mi ha forgiata. Un po' come ha fatto la strada con Ibrahimovic. La strada dove sono cresciuta si chiamava Stiffoni. Era lì che si decideva tutto. Ruoli da ottenere, fiducia da mantenere, rispetto da guadagnare e soprattutto presi in giro da evitare. Per fortuna, anche nel nostro gruppo, come in tutti i gruppi, c'era il più scarso. Daniel si chiamava. Povero. Con quella faccia da buono lo sbattevamo sempre in porta o a fare raccattapalle. I bambini sono tremendi. Non perdonano. A differenza degli adulti, lo fanno però limpidamente, alla luce del sole. E le cose a quel punto sono due. O graffi o vieni mangiato. Io non so se per loro fossi un maschio, poco importa. Io mi sentivo una di loro. Quando sei piccola e gli ometti ti vedono palleggiare, scartare e tirare senza compassione, l'atteggiamento che assumono è quello del golden retriever di famiglia che sta andando dal veterinario. Sei una di loro e a quel punto non esiste più errore che ti possa buttare fuori. Anzi, vogliono solo chiamarti in squadra con loro. Nella Piombinese funzionava così. Ero una delle più forti e quindi venivo scelta sempre per prima. Indovinate chi era l'ultimo? Daniel, ovviamente. Tornavo a casa e mi segnavo sempre i gol sul foglietto attaccato alla lavagna in cucina. Tutti i gol. Anche quelli in fuorigioco, perché per me erano sempre e comunque gol. Volevo superarmi di anno in anno. A raccontarsela a volte aiuta.
ti fa credere di più in te stessa. Quello erano i miei gol in fuorigioco. Ogni domenica alle 7 di mattina suonava la sveglia. Diceva a tutta la casa che dopo 2 o 3 ore mi sarei ritrovata a Montebelluna a giocare il campionato. Freddo, neve, pioggia, ghiaccio, aria, strada e talvolta anche qualche imprecazione per un'altra domenica di sonno sprecata. In qualsiasi condizione, mio babbo e mia nonna Tina c'erano sempre. Era con loro che ad ogni partita mi dirigevo verso il campo di gioco. Ricordo ancora i suoi consigli. Doppio calzino con sotto quello di spugna per fare attrito e asciugare i piedi umidi e puzzolenti. Maglia dentro le braghe perché fuori, no, non si può vedere, non sei un calciatore. No parastinchi perché lui li odiava e se li mettevi da piccola eri una pippa. L'altro consiglio era tecnico rapace. Stai dietro al portiere quando sta per fare il doppio scambio col difensore, perché gli puoi inserire il piedino e fregargli il pallone e involarti in porta senza nessuno. Giuro, non l'ho mai fatto. Mi sembrava una cosa veramente illegale e antisportiva. Pensavo che mi avrebbero guardata tutti male. Tra i 10 e gli 11 anni, le squadre più blasonate venivano a selezionare i più. Io, quindi, ero super convinta che sarei stata selezionata tra i più, perché io mi sentivo più. Però nessuno mi sceglie. Per molto tempo non mi arrivano notizie, mentre invece Mattia, Tobia, Alessandro e Andrea vengono rispettivamente chiamati da Chievo Verona, Montebelluna, Giorgione e Treviso. Non so se siano esattamente queste le squadre, però insomma la sostanza della questione l'avete capita. Io niente. Ma come niente? Non mi ricordo il giorno in cui è accaduto, ma ricordo che ero seduta sulla panchina del campetto e avevo saputo da Mattia e Tobi che non ero stata selezionata. Adriano, il mio allenatore, me lo spiegò un po' meglio. La risposta fu semplice, chiara, quasi banale. Perché sei una femmina, Marta? Sei fortissima, ma non avrebbe senso selezionarti per una squadra maschile. Tu dovrai giocare con le donne dal prossimo anno. Patapam. Fu lì, in quella situazione, che per la prima volta mi sono accorta di essere femmina e che questo avrebbe comportato cambiamenti e differenziazioni. Avevo 11 anni e per la prima volta ho preso atto che ero diversa, che non ero un calciatore, ero una donna calciatrice. È stato un meteorite caduto dal cielo. Era così per tutti. Quando hai 11 anni devi andare a giocare con il tuo stesso sesso, per qualche ragione, per via di una questione fisiologica, perché cambiano i corpi, l'atletismo, o solo perché aumenta la disparità. Ricorderò sempre quando alle materne sono andata dalle bambine a dire che io volevo avere il pisellino per giocare a calcio. Loro mi guardarono come fossi un mostro e lo andarono prontamente a dire alla superiora, a suor Anna, la quale disse che non potevo avere il pisellino perché io ero femmina. Io le risposi che esistevano le operazioni e lei mi mandò a lavare la bocca con il sapone per quello che avevo detto. Io mi lavai 2 dita e appoggiai l'acqua sulle labbra per fare finta di essermi bagnata. Uscii dal bagno e continuai la mia vita. Non credo di essere stata l'unica ad aver vissuto queste esperienze. E allora, per cominciare questo viaggio nel mondo del calcio femminile, ho pensato di chiedere una mano a 2 amiche, a 2 calciatrici importanti e famose, che hanno fatto strada anche fuori dai campi di gioco, a Elena Linari e a Katia Serra. Ci sei? Aspetta. Ciao! Aspetta. Mi senti? Sì, ciao Elena. Eccola. Ciao, come stai? Bene, alla grande. Bene, aspetta, fammi sentire una cosa. Ecco, ho il cane che abbaia, aspetta che lo devo sistemare perché questo non doveva succedere. Aspetta. Qual è stata la tua esperienza nell'essere donna, sia come calciatrice dilettante, visto che tu insieme a me sei stata anche dilettante, sia ora come professionista? Io penso che da quando ho 5 anni, da quando ti chiedono cosa vuoi fare da grande, a parte un primo momento forse dove ero un po' persa che volevo fare la poliziotta, non so come mai, però poi dopo ogni volta che mi chiedevano cosa volevo fare da grande io rispondevo la calciatrice professionista, e quindi ho sempre avuto dentro questa grande passione. Purtroppo noi per tanti anni abbiamo perso tempo,
perso tempo perché comunque non ci veniva riconosciuto niente, facevamo tantissimi sacrifici come fanno i nostri colleghi maschi e noi però non avevamo niente in cambio. Ho diciamo conosciuto il mondo femminile all'età di 12-13 anni, perché fino a quel momento lì giocavo con i maschietti, ed è stato un po' un colpo, no? Perché io fino a quel momento conoscevo solo il calcio maschile, andavo allo stadio a vedere la Fiorentina essendo io di Firenze, e il calcio femminile per me non esisteva, cioè sono sincera, l'ho sempre detto. Ho conosciuto un mondo diverso, un mondo anche diciamo così bello, ma allo stesso tempo anche molto, no, prepotente, perché comunque fra donne, lo sai, molte volte siamo abbastanza cattive, per non usare altre parole. Io all'età di 14 anni sono entrata in quella che era la prima squadra della Serie A2, l'attuale Serie B. Da lì poi ho cominciato la mia scalata con le nazionali, fino a poi arrivare adesso a essere felicemente professionista, grata di tutti i sacrifici che ho fatto, però che mi hanno portato appunto ad ottenere questo grandissimo sogno. Però è bello, è bello perché comunque mi sento tanto fortunata per tutto quello che sto raggiungendo, perché comunque alla fine l'ho fatto con tanti sacrifici, però c'è dietro una storia di tantissime ragazze che vuoi per un motivo vuoi per un altro non ce l'hanno fatta, no? Io dico sempre che il mondiale del 2019 per noi è stato il coronamento di un grandissimo sogno, ma che quello che abbiamo raggiunto non l'abbiamo raggiunto da sole, non siamo state soltanto le 23 o le 30 che sono state selezionate. Io credo che all'interno di quel mondiale ci sia un intero movimento, tutte le ragazze, le madri, le donne che nel passato hanno giocato a calcio o che hanno avuto questa passione e che casomai non l'hanno potuta dimostrare per tutte le difficoltà, no, che c'erano negli anni precedenti e che ci hanno dato una spinta. Io quel mondiale lo vedo proprio veramente, veramente in quel modo. Ti volevo chiedere se c'è quindi stata un'Elena che a un certo punto non ci sperava più. Se è esistita quella fase e se sì, che cosa diresti oggi a quell'Elena lì? Ma c'è stata un'Elena che ad un certo punto voleva mollare, quello sì, mi è successo a 19 anni quando poi alla fine dopo sono andata a Brescia, no? È stato l'anno per me probabilmente più difficile, poi perché di mezzo c'era la maturità, poi perché venivamo dal mondiale dell'anno precedente fatto nel 2012 in Giappone con l'Under 20. E sono rientrata a scuola, ero stanchissima, distrutta e non ho avuto modo di riposare, e quindi sì, in quel momento lì mi sono sentita veramente male, avevo proprio bisogno di fermarmi, no? di capire. Poi però in quel momento lì è intervenuta la mia famiglia che mi ha giustamente detto: Elena, ma cioè, stai avendo l'opportunità che hai sempre sognato, perché comunque io a 16 anni ero stata chiamata dalla Torres, ma i miei genitori, la mia mamma soprattutto, mi ha detto: no, non vai, perché comunque non è che non ci voglio mandare, ma sei su un'isola, sei lontana, hai 16 anni, devi finire il liceo, se c'è una necessità, un bisogno, io come arrivo da te? Che garanzie ho comunque? Non è come adesso, no? Che sei seguita, c'è una società professionistica dietro, alla Roma tantissime ragazzine hanno la scuola privata, sono portate, riaccompagnate, insomma hanno dei privilegi e dei vantaggi che noi non avevamo a quell'età lì. E quindi io diciamo che sono arrivata a 19 anni, appunto, che il Brescia già mi stava facendo le fila da un po', e quando sei arrivato il momento è come se io avessi detto: no, basta, cioè non ce la faccio più. E poi ovviamente i miei mi hanno un attimo resettato, no? Sono un po' reset e restart, e a quel punto gli ho detto: no, devo andare perché è il mio sogno, devo andare perché è il mio sogno. E da lì in realtà poi ho fatto veramente quello che ho voluto, cioè nel senso che ho veramente reso la mia passione è il mio lavoro, perché poi da quando sono a Brescia, quindi da esattamente 10 anni, che comunque, non che prima non lo fosse, perché io già mi allenavo da sola in più con mio babbo e facevo tantissime cose aggiuntive rispetto ai classici 3-4 allenamenti che facevo con la squadra, però quando sono arrivata a Brescia ho veramente detto: ok, no, questo è il mio futuro, questa è la mia strada, devo darci sotto, ed è andata così. Che cosa pensi sia necessario per trasformare questo gender gap che ancora oggi c'è e questa diversità di inclusione che c'è comunque anche negli ambiti lavorativi all'interno di una squadra
e quindi all'interno dei nostri campionati. Basti pensare che in Serie A abbiamo solo due allenatrici donna. Siamo probabilmente in una società che da questo punto di vista sta dimostrando, ahimè, purtroppo, di non andare in avanti, ma di andare sempre più indietro. Ed è per questo motivo che ho deciso anche di fare coming out, perché come dicevi te, poi alla fine rimane una cosa privata ed è giusto che sia così. Però credo che sia importante. Credo che sia importante farlo perché comunque sia una persona conosciuta, che può arrivare a tantissime persone. Tante persone probabilmente stanno male, no, di questo. Io ho riflettuto soprattutto su questi aspetti. Cioè, io sono una persona molto molto fortunata, che comunque, come ti dicevo, fa della sua passione il suo lavoro e che sta ottenendo dei grandissimi risultati. Però ci sono tante persone che tutto questo non ce l'hanno. E quindi ovviamente io mi sono sentita di farmi sentire vicino a loro, cioè nel senso di dirgli, ok, guardate, cioè, io sono una giocatrice di calcio, ma sono uguale a te. Siamo tutte persone comuni, tutte veniamo da quasi la stessa realtà ed è bene ricordarcelo sempre. Io per fortuna sto in una società che questo gender gap lo vede e non lo vede, perché comunque siamo circondate da donne e il nostro capo, no, è Betty Bavagnoli, che comunque è un'allenatrice ed è una donna, e abbiamo come dottoressa di fiducia una donna, abbiamo come team manager una donna, come ha detto la comunicazione una donna. Quindi siamo circondate veramente da donne con le palle, fammi dire questa cosa, che non si fanno mettere i piedi in campo da nessuno e che sono rispettate. E io credo che questo sia l'aspetto più importante, perché noi poi alla fine non è che diciamo, ah, mi devi far passare perché sono una donna. No, se io merito è giusto che io ottenga qualcosa. Se io non merito, come un uomo che non merita non raggiunge un obiettivo, una donna che non merita non lo raggiunge. Ciao Katia! Ciao Marta, ciao! Come stai? Dai, non c'è male, insomma, non c'è male, dai. Volevo chiederti qual è stata la tua esperienza nell'essere donna e qual è la tua esperienza nell'essere donna sia come calciatrice sia come commentatrice. Io da piccola giocavo solo a ricreazione, a scuola, oppure giocavo con gli amici in cortile, ma mai e poi mai ho potuto fare una partita ufficiale perché era vietato ai miei tempi. E quindi la possibilità del calcio mista è molto successiva alla mia generazione. Io ho sempre fatto tanti altri sport perché comunque ero predisposta per fare sport, per fare l'atleta, e anzi ero sempre più forte dei maschietti, e io volevo essere un maschio. A casa lo dicevo, mi ci arrabbiavo perché mi avevano messo al mondo come femmina, perché per me appunto era inconcepibile che loro potevano giocare a pallone, io no. E dopo, a 13 anni, quindi anche in barba ai regolamenti, che ce ne volevano 14, ho iniziato a debuttare in Serie B nazionale, quindi direttamente in una prima squadra femminile, e da questo punto di vista era qualcosa un po' di molto anomalo, perché comunque ero una bambina in mezzo al mondo delle adulte, con tutto quello che ne conseguiva, quindi crescere in fretta, e fisicamente essere ancora molto indietro rispetto a loro, però tecnicamente molto più avanti di loro, e quindi una serie, insomma, di contraddizioni e di difficoltà. Quando io raccontavo in giro sono calciatrice, non venivo presa sul serio, e dicevano sempre, insomma, che no, dai, lo sei nei tuoi sogni, ma in realtà non lo sei, stai scherzando, quindi racconta cosa fai veramente. E invece dentro l'ambiente ero considerata, insomma, un po' un gioiellino, quindi c'era un grande contrasto tra quello che tra l'importanza, no, che mi facevano sentire dentro al movimento del calcio femminile, e quello al di fuori, dove veramente passavo per pazza. Se avevi, non so, due gambe dritte e un corpo longilineo, era impensabile che potevi giocare a calcio, potevi essere una ballerina o una ginnasta. E quindi il far capire in realtà che comunque il mio fisico era grazie al DNA dei genitori e che il calcio non ha minimamente inciso, insomma. Quindi basta continuare a raccontare che il calcio ti fa venire le gambe storte e tante altre dicerie, no, sull'aspetto anche corporeo delle calciatrici. Io, per esempio, nella mia esperienza in Spagna, vissuta a fine carriera,
ero spiazzata, ma al tempo stesso apprezzavo molto il fatto che tutte le ragazze, prima di ogni allenamento, di ogni partita, curavano tantissimo il look dei capelli, aspetto che noi in Italia, diciamo così, trascuravamo, proprio perché tanto sembrava quasi una lotta contro i mulini a vento mostrare la nostra femminilità, perché tanto non ci veniva mai riconosciuta. La difficoltà a livello sindacale non è stato tanto il sentirmi donna, ma far capire il valore della calciatrice, che è stato un percorso che nei lunghi 17 anni, per un sacco di anni, è stato sentirmi invisibile io e invisibile il nostro movimento. Poi, con l'avvento di Damiano Tommasi, naturalmente lì si è cominciato ad avere una nuova prospettiva. Siccome di calcio femminile in Italia se ne è parlato concretamente dal 2019 in poi, confermo che sono stata la prima in miliardi di occasioni, non solo a Wembley, perché lì non era mai successo nella storia mondiale, ma anche appunto in Italia, tra la prima volta in Serie A, la prima volta in Lega Pro, la prima volta nelle nazionali giovanili, oggi commento l'Under 21, quindi la prima volta nella storia di un'Italia così importante, l'Under 21 di Nicolato, la prima volta insomma in Serie B, insomma in tantissime situazioni, sì, te lo confermo, perché comunque l'essere la donna delle prime volte, insomma, mi ha un po' contraddistinto nel mio percorso e un po' è una missione fondamentalmente. Certo. E visto che io ho iniziato a fine 2010 a commentare, e nel 2011 già il calcio maschile, tu prova a immaginare tutti quei 9 anni quello che mi è capitato, perché appunto si passava il messaggio che no, ma se c'è una bionda in televisione che sa di calcio, no, o è la figlia di qualcuno, oppure nel teller, che è l'apparecchietto che tieni nell'orecchio, ti suggerisci qualcuno, le frasi, i concetti e tutto. E finalmente poi si è cominciato insomma a capire che avevo alle spalle una carriera importante da calciatrice, quindi l'attenzione nei miei confronti come donna è cambiata, perché ovviamente il biglietto della calciatrice che aveva giocato in nazionale, che aveva giocato in Serie A, che aveva segnato dei gol, che aveva vinto degli scudetti e delle coppe, però sei sempre una donna in un mondo dove chiaramente il regno è degli uomini, e quindi la realtà che tu vivi sempre la precarietà. Certo. Questo sì, perché anche se a livello popolare la gente ti stima e ti apprezza, però poi le opportunità sono sempre limitate e quindi continui a vivere la precarietà. Che cosa pensi sia necessario per trasformare il gender gap che ancora oggi c'è, e la diversità di inclusione nei vari ambiti lavorativi? Bisogna, secondo me, aprire gli occhi sul fatto che la donna, quando si cimenta in un mestiere che è considerato maschile, porta un valore aggiunto per il fatto che la sua professionalità e la sua competenza vengono comunque messe al servizio con delle modalità differenti, perché la donna psicologicamente soprattutto è differente, e quindi l'approccio e il modo di ragionare è diverso, e secondo me la diversità deve essere vista come un'opportunità, non come un limite. Altro aspetto è quello di creare sempre più opportunità, perché invece a volte le donne, per probabilmente preoccupazione o per anche poca esperienza, a volte commettono l'errore di emulare l'uomo e di voler essere paragonata a un uomo e non valorizzata come donna in quel ruolo. E quindi secondo me in questo senso, da parte nostra, del mondo delle donne, c'è e ci deve essere la necessità di fare uno step in più da un punto di vista proprio di mentalità. Grazie mille, ciao. Ciao, Maria, ciao. Grazie infinite a Elena Linari e a Katia Serra per aver condiviso con me, con noi, le loro esperienze. Nella prossima puntata vi racconto il mio ingresso nel mondo del calcio. Vi aspetto. Sono Marta Mason e questo è Perché sei femmina?
Sogni, calci e colpi di testa. Una storia di calcio femminile. Il testo e le parole sono mie, così come la voce. La registrata Veronica Marchi negli studi di Osteria Futurista. Il sound design e la post-produzione sono di Veronica Marchi. L'editing e il progetto editoriale sono di Diego Alverà. L'immagine e la comunicazione sono di Pensiero Visibile. La produzione di Storie Avvolgibili. Il brano, Stare Bene, è cantato da me ed è prodotto da Maieutica Dischi. In questa puntata hanno chiacchierato con me Elena Linari e Katia Serra. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storieavvolgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto. Storie Avvolgibili è orgogliosa di raccontare queste storie. Ogni ascolto per noi è importante. Per questo, se il podcast ti è piaciuto, clicca il tasto Segui su Spotify. Lascia una recensione su Apple Podcast, ma soprattutto parlane con gli amici e aiutali a trovarlo. Supportiamo i podcast di qualità. Alla prossima puntata. Ti è mai successo di cadere e non sentire più la terra sotto i piedi? Ti è mai successo di pensare che tutto quello che hai davanti siano specchi? Ti ho raccontato mai di me, di come sono stata bene? Il giorno che ci siamo dette, guarda che bello questo amore. Sono sicura non si possa mai spiegare in due parole quello che si prova, eppure io ci vorrei provare. Se la posta in gioco è alta, tu continua a giocare. Non c'è vento così forte che ti possa spostare. Guarda dritto l'orizzonte, non ti puoi sbagliare. La sola cosa che conta è continuare a navigare in questo mare. Navigare in questo mare. Navigare in questo mare. Sincera con te stessa, andrà tutto bene. Non c'è vergogna così grande che ti possa fermare. Così ogni volta che vorrai mi potrai chiamare. La sola cosa che voglio adesso è solo di portarti al mare. So much.